Buonasera a voi tutti che ci seguite sul web. Oggi puntata di Voci Transnazionali insieme a Blanca Briceño, nostra amica e compagna radicale, ma anche amica indio, animatrice di AERESVEN, cioè la resistenza venezuelana propositiva e non violenta. Quindi ovviamente parliamo di Venezuela, questa piccola, diciamo, finestra che Libre TV periodicamente apre su questo paese. E siamo alla vigilia delle elezioni per gli organi legislativi per il Parlamento in Venezuela. C'è una vigilia, insomma, il 6, oggi è 4, il 6 dicembre ci saranno appunto queste elezioni. Beh, nel preparare questa trasmissione, un po' leggendo qua e là, pare che poi Blanca ci dirà, confermerà o smentirà che, insomma, i pronostici per quanto riguarda il gruppo di potere facente capo a Maduro, che ripeto per tutti coloro che ci seguono, magari per la prima volta Blanca chiamerà come l'illegittimo, che è erede di Chavez, che Blanca chiama l'insepolto. Ecco, per quanto riguarda questo gruppo di potere, l'onda lunga del chavismo, pare appunto che i pronostici non siano molto buoni per queste elezioni. Si parla addirittura da qualche parte di una sconfitta preannunciata, però quanto c'è di vero e quanto c'è di percepito nella comunità venezuelana, questo ce lo può soltanto dire Blanca Briceño, a cui ovviamente io passo la parola, chiedendole appunto anche di dirci un pochino quali sono le forze in campo che si scontreranno nel tentativo di conquistare la maggioranza degli organi legislativi del Parlamento. A te, Blanca. Grazie Gianni, grazie per questa trasmissione. Buonasera a coloro che seguono Liberi TV, liberi spazi di parola. Innanzitutto un grande ringraziamento da parte di AERESVEN, appoggio e sostegno internazionale alla resistenza venezuelana, propositiva e non violenta, che mantiene in alto la dignità di un paese promotore di libertà, e che oggi, dovuto ad un'usurpazione del potere dello Stato e della Repubblica, si trova sotto lo stivale cruento, crudele, criminale e criminogeno di una banda di golpisti che hanno colto l'occasione per lasciare in zero o meno 100 l'erario nazionale, hanno moltiplicato la corruzione che si aggira attorno ai 260 mila milioni di dollari, che mai sono approdati questi soldi al popolo, in un senso di evoluzione verso un paese che aveva tutte le possibilità di offrire, data l'alza dei prezzi del petrolio, un modello di sviluppo consono con la falsa proposta del regime di eliminazione della povertà e della partecipazione protagonista. Invece hanno creato un vero e proprio narcostato. In data 23 febbraio 2015 AERESVEN partecipò nella città di Teramo Abruzzi al Congresso Mondiale per la Libertà e nella Cultura, per lo Stato di diritto democratico, federalista e laico contro l'abuso delle ragioni di Stato. E da quel palco e da quei microfoni di Radio Radicale, come militante straniero del PRNTT, lì, oltre alla costante denuncia che sintetizziamo nelle parole Olocausto del popolo venezuelano e che i vostri ascoltatori conoscono bene, porsi la domanda: fino a quando la condizione di emergenza umanitaria in cui uno spietato regime Castro comunista stalinista tiene sottomesso al paese non apriva le condizioni per un atto di ingerenza a difesa della popolazione venezuelana e non che sono lì, vivono lì? Ovviamente il silenzio è stato totale e per questa ragione AERESVEN si unisce alla lettera di richiesta indirizzata alle Nazioni Unite, chiedendo l'intervento delle forze di pace nel Venezuela inviata dall'organizzazione VEPEX, Organizzazione di Venezuelani Perseguitati Politici all'Estero. Per poter parlare delle elezioni dei membri che siederanno nell'Assemblea nazionale, unica camera del potere legislativo,
Domenica 6 dicembre 2015 dobbiamo dipingere l'attuale panorama di questa nostra matrice. Negli attuali momenti siamo a quota 65 persone assassinate al giorno, vittime di un terrorismo di Stato del quale abbiamo parlato in passato e che oggi si costituisce, assieme alle forze armate nazionali, altamente corrotte al suo interno in un sistema paramilitare che conta con ben 18.000 bande armate con alto calibro. Di fronte a questa patetica fotografia della realtà, non ammorbidita dalle ideologie di tutte le sinistre del pianeta, i sondaggi segnalano che un 85% della popolazione voterà contro il regime a favore della partitocrazia instaurata come pseudo-opposizione di taglio prettamente stalinista, nel senso costruisciti l'opposizione di cui hai bisogno. Perché fame, miseria, salute, inflazione e vita vanno in inarrestabile ed esponenziale aumento. Il pericolo della vita, il pericolo sulla salute non sono garantiti. E questo fa sì che si chieda a urla e stentore non ancora chiaramente udite dalle istituzioni internazionali un fuori il socialismo del ventunesimo secolo. Che cos'è? L'abbiamo detto molte volte per Liberi TV, niente di meno che la definizione della mummia maggiore Castro come il comunismo, ed ha aggiunto: a Cuba non è servito a niente. Il nervosismo del regime di fronte a questa evidenza ha fatto sì che l'illegittimo capo usurpatore del potere, Maduro, è entrato in una scalata di violenza e dichiara che se non vincerà le prossime elezioni parlamentari del 6 dicembre farà uscire per strada le forze armate e i paramilitari mal chiamati collettivi. Non riconoscerà i risultati che emergeranno dalle urne, manterrà la sua rivoluzione di terrore e morte e organizzerà un regime civico-militare per continuare ciò che pure avevamo spiegato una volta, il Plan Repubblica, che fa carta straccia della Costituzione attuale e che porta direttamente all'instaurazione di un comunismo o socialismo in un solo paese, il Venezuela. Tutte le sue dichiarazioni sono cariche di violenza, perciò asseriamo davanti ai microfoni di Liberi TV che il paese è alle porte di un grave versamento di sangue promosso dall'illegittimo e le sue chiare dichiarazioni che non riconoscerà il risultato di queste elezioni. Noi come Airesven ricordiamo che non da ora, bensì dal lontano 2008 a Bruxelles per il 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, stiamo dicendo che il paese è zona di alta pericolosità, che è a capo del narcotraffico, come lo dimostrano oggi le indagini della DEA in USA. Ci sono questi banditi, perché a somiglianza di Milosevic e compagnia cattiva, alla fine del Tribunale Internazionale sulla ex Jugoslavia si era riconosciuto che non erano altro che banditi, trafficanti senza scrupoli che giocavano con la vita di tutti coloro ai quali sottomettevano e si sono permessi di commettere dei crimini di lesa umanità definiti anche come genocidio. Ugualmente in Italia abbiamo emesso diversi comunicati, uno dei quali assieme all'Associazione Radicale Adelaide Alieta con il titolo «In Venezuela c'è una guerra contro i civili e non una guerra civile» del 20 marzo 2014 e che si trova nel nostro blog gruppoairesven.wordpress.com. Come prima cosa prendiamo coscienza che chi siede a capo del regime oggi si è trasformato nel peggiore nemico dei venezuelani, anche perché lui non lo è. Il paese oggi è spari, morte, fame, malattie, denutrizione, bande criminali, assassini e sicari autorizzati a uccidere la popolazione che si opponga al regime.
Praticamente siamo alla proposta di sterminio degli oppositori, quindi anche noi insistiamo sull'ingerenza dei caschi blu nel paese. La nostra posizione come Aires Venia è stata chiara e trasparente sin dall'inizio, perché noi, nati come gruppo di preghiera per il Venezuela, propulsiamo la ricerca della verità che ci portino a libertà, come dice Gesù, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Bene, Gianni. Io in primo luogo ti racconto qual è stata la posizione di Aires Ven durante tutto questo percorso ed è stato giustamente attraverso la nostra radio, Radio Libertà de Venezuela, il programma Caminos de Libertad, che è la voce di Aires Ven, si trasmette tutti i venerdì, abbiamo spiegato cosa vuol dire andare a votare in queste elezioni in un paese che è totalmente occupato, invaso sia da stranieri in un senso chiaro, perché si calcola, come abbiamo detto, che ci sono 65.000 cubani dentro, sia per l'usurpazione del potere. Quindi, la Costituzione stabilisce il Venezuela a cinque poteri, non tre. Al momento in cui c'è una variante di un'assemblea nazionale che possa raggiungere la maggioranza assoluta qualificata per eventualmente nominare o iniziare dei cambiamenti, bene, sembra un impossibile. Con un potere giudiziario piegato integralmente al regime, così come tutti gli altri poteri, perché c'è da noi, si aggiungono al legislativo, esecutivo e giudiziario il potere morale e il potere elettorale. Questo potere elettorale, Gianni, l'abbiamo spiegato moltissime volte, è incitamente organizzato per realizzare dei brogli elettorali, quindi noi come Aires Ven abbiamo detto così: andate a votare coloro che considerano ancora, cioè il fatto che una persona vada a votare perché considera ancora che esista vestigi di democrazia nel paese e che si confrontano in parità di condizioni contro questo regime. Abbiamo detto che il voto è un gesto di altissima responsabilità perché determinerà il sistema politico a vivere negli anni successivi ed in più abbiamo detto bene questa volta, siccome l'innocenza nel Venezuela, dire che non si sa cosa succede è una assoluta falsità, perché 65 morti in un giorno te lo dicono cosa sta succedendo, bene. Allora, coloro che andranno a votare assumano la responsabilità, rimangano per strada a difendere il voto perché si sa che c'è un 85% del corpo elettorale che dice no al regime, anzi dice fuori il regime. E pensa che cambiando la condizione di uno solo dei poteri, si raggiungerà questo. Abbiamo detto che il Tribunale Supremo di Giustizia può tranquillamente dichiarare le elezioni annullate, eccetera. Non è che non hanno gioco per mantenersi lì, anche perché la DEA in questo momento, con tutte le investigazioni, il presidente dell'Assemblea nazionale è l'illegittimo, c'ha due nipoti che li hanno presi con 800 kg di cocaina, in una retata Questa cosa organizzata. Bene. avevamo accennato nell'ultima trasmissione in cui parlavamo della chiusura delle frontiere tra la Colombia e il Venezuela, in cui si Esattamente. cominciava a parlare di diciamo, coinvolgimenti abbastanza in alto nel potere per quanto riguarda appunto il traffico di droga. E poi, Bene, no. insomma, ci sono Scusa. state verifiche e conferme. Conferme perché sono proprio investigati, anzi, ci sono molti già che sono
fuggiti negli Stati Uniti e si sono messi sotto la protezione della DEA a cambio di cantare meglio di Pavarotti. Io spero lo superino assolutamente. Un usignolo e Pavarotti siano zero rispetto a quanto loro dovranno cantare per salvare le loro vite. Comunque finisco dicendoti che questa è stata la responsabilità di Aires Ben, così come abbiamo detto che siamo in grado di affrontare la pioggia di colpabilità che ci arriverà perché, secondo la pseudo opposizione collaborazionista, il nemico del loro è l'astensionismo. Comunque, 2 venerdì fa, nel programma di Caminos de Libertà, ho letto un messaggio inviato proprio dalla MUD dove diceva che il 90% delle persone che sono andate a fare una prova elettorale si sbagliavano e quindi davano il voto al regime perché il regime ha tornato il simbolo della MUD, che come mi chiedevi prima, continua ad essere, secondo loro, la prima forza oppositrice, raduna 14 partiti, sono un partito politico, anche loro totalmente illegittimi, ma fanno il gioco come sappiamo, di giorno si fanno brutte facce e di notte si accordano su tutto. Quindi a questo, nella scheda elettorale sulla sinistra, in basso, c'è il simbolo della mesa dell'unità ed è attornata di tutti i simboli simili. Quindi tu puoi capire che è grande la possibilità che, anche perché l'opposizione non è mai riuscita a chiedere veramente le condizioni elettorali che potessero portare a risultati veri. In più, e lo sappiamo a tutti gli ascoltatori di Liberi TV, 3 elezioni presidenziali hanno vinto e 3 elezioni presidenziali hanno consegnato in ginocchio al regime. Manuel Rosales e 2 volte Enrique Capriles Radowski. Dunque, la posizione di Aires Ben è sapere che quello che viene lo affronteremo, ma anche che sappiamo come farlo. E come abbiamo detto molte volte, nella resistenza venezuelana esistono molte persone capaci di condurre un paese, capace di costruire il processo di transizione verso una regolarizzazione della situazione, ma Aires Ben sostiene che noi dobbiamo rifondare la Repubblica. Quindi sono proposte molto dissimili. La mesa dell'Unidad con i suoi traditori che vive costantemente in mezzo alle prebende, ai privilegi, perché io voglio sapere da dove prendono tanti soldi. Dicono per esempio che Leopoldo López è isolato nel carcere, ma ogni tanto escono i suoi video chiamando ad elezioni. E tutta, è la nostra considerazione, la nostra opinione, che tutta quella pseudo-opposizione collaborazionista, politicante ed elettorera, semplicemente fa un gioco e rappresenta un continuismo. Continuismo, invece, noi lottiamo propositivamente, non violentamente, per giustamente un cambio storico nel paese che ovviamente non può avvenire come un exabrutto, ma indubbiamente condizione sine qua non è la defenestrazione totale della classe politica oggi esistente. Gianni, perché hanno 350.000 morti sopra le loro spalle. Ora, i 2 più grandi capi della MUD, ex in questo momento, colui che fu Criché, che fu il capo della campagna elettorale di Caprile, e Ramoncito Medina, capo della MUD, stanno facendo grandi affari perché vanno a realizzarli a Cuba. Quindi, dov'è che i venezuelani ingenui possono veramente sostenere con argomentazioni
solide questa posizione. Comunque noi rispettiamo questo nella misura in cui è così, perché chi va a votare va a legittimare un regime che passerà subito ad una costituente ed immediatamente ci chiameremo Repubblica Socialista Bolivariana del Venezuela, cose del genere. Questa è la nostra posizione. Loro considerano che assolutamente vinceranno, la MUD soprattutto. Ci sono partiti tipo il MAS, Movimento verso il Socialismo, che è fuori dalla MUD ed è, viene proprio come una scissione nel passato del Partito Comunista e del Movimento della sinistra rivoluzionaria che hanno nel suo tempo, ne abbiamo parlato una volta, partecipato nei processi di guerriglia di quella prima invasione per Maciurucuto che Fidel Castro pretese e non riuscì. Ora, i pronostici, bene come vedi, noi assumiamo la responsabilità di avvertire attraverso questo canale e quindi per le future generazioni, i presenti e chi possa veramente avere una quota di potere per come minimo denunciare la situazione del Venezuela, noi confermiamo la nostra il nostro sostegno alla richiesta di un intervento delle forze di pace perché Gianni, l'abbiamo detto molte volte, 15 milioni di armi in giro, poi sono armi di grande calibro e l'ultima moda sono le bombe, le granate. Quindi qualche mese fa tre banditi avevano queste granate, hanno minacciato, non so come le granate gli sono esplose in mano e sono cadaveri fatti a pezzi e poi le foto sono patetiche, la gente non ha le medicine giustamente. In questo momento saluterò una persona che torna nel Venezuela e certi miei connazionali, l'unica cosa che gli chiedono è puoi portare questa medicina ai miei familiari. Poi la fame, la denutrizione, ne abbiamo parlato una volta, abbiamo detto che addirittura quanta disabilità andremo a trovarci, adolescenti perché lui pagava per le adolescenti. In imbarazzo, quindi cioè in gravidanza, cioè, cose incredibili. Comunque c'è una posizione oltre alla nostra, oltre a questa della MUD che danno vittoria sicura. Non dimentichiamo mai che anche qui su Liberi TV trovate questo programma dove abbiamo spiegato il broglio elettorale in Venezuela che è costituzionale, istituzionale, demografico, tecnico ed elettronico. Quindi veramente noi abbiamo la speranza, indubbiamente se c'è una possibilità di una transizione, benché tutti i partiti in gioco sono praticamente di sinistra, perché il Venezuela non conosce veramente cos'è la destra, adesso qualche anno fa è nato un partito che si chiama Destra Liberale, ma nella mia epoca c'era un solo signore, Germán Borregale, con zero traino dietro. Diciamo che Nel Sud America, socialismo. per quanto riguarda le destre liberali, spesso ha conosciuto più, diciamo, le dittature, più che insomma, di liberale, poi alla fine c'era poco. Sicuramente, e noi per Aires Ben diciamo come li riconosci, va bene, basta che usino la parola progressista, che vogliono il progresso, è identificato, anche perché molti di loro partecipano, per esempio Volontà Popolare di Leopoldo López, all'Internazionale Socialista. Quindi c'è una posizione molto realista, soprattutto di un nostro compagno della resistenza, il dottor Juan Carlos Osso Espúrea, che è un esperto, oltre ad avere un altissimo livello di formazione accademica, è un esperto in materia di petrolio e lui considera che la classe media, la classe media alta, persi nel momento in cui iniziò tutto il processo di grande corruzione, anche questa l'abbiamo spiegato, la sua propria dignità e a questo punto qualsiasi capacità di avere
di liderare qualsiasi cosa. Quindi siamo noi nella resistenza che ovviamente integralmente oscurati. Ti dirò che una Ecco, volta. infatti ti interrompo un attimo perché volevo anche parlare di questo. Se tu potevi darci una finestra sulla campagna elettorale, come si sta svolgendo? Bene, la campagna elettorale si svolge indubbiamente la MU a milioni di dollari e comunque può fare il minimo che fa nel senso dei mass media, ma giovedì scorso in un meeting che chiudeva uno dei leader del partito Azione Democratica, che veramente è non so da quanti anni che non cambia la sua dirigenza. E quindi è illegale da questo punto di vista, secondo la nostra Costituzione, uscendo con la moglie, finendo un meeting nell'estato Guarico, era assieme alla moglie di Leopoldo Lopez e scendendo dal palco dove ha fatto il meeting, l'hanno sparato e l'hanno ucciso. Questo veramente è quello che loro ancora. Ti ricordi a febbraio, quando abbiamo fatto quel programma su quella situazione del 2014 tra febbraio e maggio, abbiamo detto che il regime operava e che i ragazzi erano stati aggiustiziati. Ebbene, diciamo, questo non cambia. Sicuramente non è, e questo è un'altra analisi politico, non è l'astensione il nemico. Il vero nemico del popolo venezuelano, come abbiamo detto, è non solo l'illegittimo, ma abbiamo sempre parlato dei fattori socioentropici che sostengono i regimi, che sono l'odio, la paura, la menzogna, il terrore e quindi la bugia, sì, questi, però questo tavolo ha una quarta gamba che sarebbe proprio questa opposizione pseudo-collaborazionista. Indubbiamente si svolge dove loro possono pagare, fanno grandi meeting e fanno, noi chiamiamo caravana. Ieri sera c'era una caravana in San Fernando de Apure, che è la capitale di uno degli stati che ha parte del suo territorio preso in vaso dalle FARC, c'erano 15 minuti, cioè da un punto fisso, 15 minuti di macchine perché è stata una carovana su quattro ruote. Quindi in tutte le manifestazioni, veramente quello che appare e la percezione è che si avvicina, come chi dice, una fine di un concetto, di un sistema politico assolutamente pre-giurassico. E questo però non lo so, perché se tu compari, se vuoi fare la comparazione e dire i venezuelani hanno speranza perché la Kirchner ha perso, comunque se, con moltissime centinaia di migliaia di centinaia di milioni di dollari, no? In tasca, le condizioni non sono le stesse. Perché? Perché Macri aveva organizzato un'opposizione vera nel tempo con un grande sostegno della gente. Qui sono questi 14 partiti che hanno sostegno. Ovviamente, diciamo, la nuova classe, che non esiste più, che tu possa parlare di una vera classe media, da noi si chiamano boli burghese, che sono coloro che si sono collegati col governo e quindi vivono nuotano, insomma, nel benessere. Questa gente, ovviamente, tanti giovani, hanno questa speranza, ma tanti altri giovani, i nostri, sono stati uccisi per chiedere libertà. Lo stato di eccezione, Gianni, che avevi nominato prima, serve ovviamente perché
almeno non si sa quanto, però parecchie decine di migliaia di colombiani erano cedulati, cioè avevano molteplici plurime, cioè, carte d'identità e quindi potevano votare diversamente. Cioè, non è che dietro ogni mossa di loro ci sia la santità, l'innocenza o il buonismo. Io comunque, come non lo so se sono più radicale dei radicali, cioè, considero che non hanno nulla di buono. L'unica cosa forse buona, una volta mi hanno chiesto, ma cosa di buono c'è nel regime dell'insepolto? Dico bene, sì, una sola cosa posso dire: lascia un paese pessimamente politicizzato e ovviamente totalmente diviso. C'è un'altra posizione, cioè ti commentavo di questa posizione realista che dice non c'è massa critica morale di leader in questo momento, la stiamo ricostruendo per portare avanti una proposta liberale. Perché questa è la nostra strada. C'è una terza posizione di un grande professore di storia, del professor Agustín Blanco Muñoz, soprattutto lui è espressa questa corrente, che è totalmente pessimista perché lui dice: se milioni di persone possono mangiare qualche volta alla settimana perché il regime dà, se hanno la missione, se li danno, adesso sai cosa regalano? Un water. E allora vanno in giro e regalano alla gente un water e quindi noi abbiamo detto giusto, regalano dove si depositano l'oro. Ecco, perché non posso dire in un altro modo per non offendere. Comunque il professor Blanco Muñoz dice che tutta questa massa, cioè nel tempo, la durata di questa situazione, più l'andare a comprare dignità dietro dignità in tutti i livelli della corruzione, tu metti un soldato a guardare un supermercato, logicamente oggi la mentalità è che il soldato è il primo che ruba. Ecco, quindi questa è una situazione terribile. E quindi lui dice che sono milioni di persone e ovviamente coloro che si dichiarano oppositori e MUD, se hanno piccoli, medi o grossi affari, indubbiamente non conviene a loro un cambio di regime perché assolutamente, e questo lo diciamo anche noi a Iresven, in nessun futuro del paese quanto si guadagna oggi nel negoziare e nei negozi loschi da una parte, il narcotraffico, il traffico di armi e di persone, il terrorismo che l'abbiamo detto tanto presente nel Venezuela perché Hezbollah, le FARC, tutte le Al-Qaeda, Hamas hanno territori, soprattutto in Margarita. È uno dei pochi posti al mondo dove sciiti, sunniti, alawiti, salafiti stanno totalmente d'accordo. È lì perché ognuno ha una quota di narcotraffico pari più o meno a 40 milioni di dollari. Questo lo asserisce un giornalista spagnolo che ha scritto un libro che si chiama Boomerang Chavez. Quindi diciamo che si oscilla e si pendola tra queste posizioni. Ho guardato e ascoltato con attenzione una delle dichiarazioni di un dirigente del MAS, che dicevo Movimento verso il Socialismo, e sinceramente questo è un ex rettore dell'università che diciamo è l'unico candidato, diciamo, che fu invitato alla televisora nazionale. Ed è riuscito a rispondere all'altezza per dire: va bene, voi semplicemente lo riassumo come lo diciamo noi in Airesven, junghianamente parlano per proiezioni. Quindi questa è la cosa. Il pronostico è molto difficile perché da una parte la paura, 18.000 bande armate sono
sparse per tutto il territorio nazionale. In questo momento io sono nella casa di un mio connazionale e quando sono arrivata, che sono andata a salutarlo perché ci conosciamo dagli anni 70, mi dice: aspetta un attimo perché sto morendo della rabbia. Cosa è successo? A figlio, gli rubarono la macchina, poi vengono e ti chiamano per dirti: ti do la macchina se mi dai tanto, eccetera, eccetera. Ovviamente poi la lasciano assolutamente svaligiata da qualche parte, ma questa è la situazione. A parte che sì, viviamo un terrorismo, Gianni, perché? Perché finché non ti torna l'ultima persona a casa tua che chiude la porta e non c'è una pallottola vagante che magari ti cade sul letto, tu non sei tranquillo. Tu esci e non sai cosa vogliono di te, l'anello, la maglia, le scarpe, cioè gli occhiali, ci sono quelli specializzati, ti prelevano gli occhiali anche dalla macchina. Questo è successo a mio padre. Io ti sto parlando di una realtà dove sono fisicamente in questo momento. Quindi il pronostico è molto difficile. Noi non sappiamo. Capriles Radonski nelle due elezioni, una si è dichiarato con molta velocità perditore, però nella seconda chiamò ai suoi, alle persone che lo seguono a tornare a casa, accendere la radio e ballare salsa. Questo fu, diciamo, la grande misura strategica di colui che consegnò due elezioni presidenziali. Per Mi cui sembra il quadro abbastanza chiaro e anche abbastanza pesante, diciamo, delle prospettive, di questo paese, o perlomeno delle prospettive degli esiti di queste elezioni. Anche perché, come tu dici, come hai detto in apertura, se dagli ambienti diciamo, del regime, del governo, insomma, si comincia a dire che insomma, non si dà per certo l'assoluto rispetto degli esiti elettorali, comunque qualunque essi saranno, comunque andrà, insomma la cosa è preoccupante perché poi insomma si comincia a pensare a tutte queste bande armate, a tutte queste armi che sono in circolazione e quindi insomma c'è i pilastri diciamo del minimo del consesso civile che è il rispetto dell'avvicendamento del potere sono messi in pericolo. E c'è sempre quindi diciamo lo spettro di una esplosione di guerra tra bande o cose del genere alla fine del paese che non ha più sul territorio nessun un territorio che si disgrega in mano a Tizio, a Caio in modo sì, va violento. bene, noi come l'abbiamo detto abbiamo da spartire tra la Cina, la Russia, la Bielorussia, l'Iran e Cuba, insomma come vogliono fare gli inglesi in Medio Oriente, là lo fanno in un solo posto eventualmente. Il pronostico, ecco, ricordati bene che una volta abbiamo parlato di 1.369.164 impronte digitali che non persone iscritte nel registro elettorale che non hanno. Quando tu vai a votare nelle macchine e tu devi mettere proprio la macchina elettronica che sono le Olivetti per la lotteria, queste macchine allora 1.300.000, quella cifra che ti ho detto. D'altra parte, che avevamo anche fatto il calcolo, ti avevo spiegato come si faceva quel calcolo, dico adesso solo la cifra, ma sono più di 5 milioni di elettori fantasma. Contro questo, ovviamente, il problema che hanno è che la gente, che si veda che va la gente o meno. Noi nel 2005 abbiamo chiamato un'astensione che è stata quasi arrivata, certuni hanno persino detto 92%, ma 87% sicuramente. E lì cosa ha fatto
la pseudo-opposizione collaborazionista. Quando tu c'è, niente, ha accordato, ha detto che il Tribunale Supremo di Giustizia determinava e ovviamente non c'è se non cantare vittoria per il regime. Per cui non si esclude nulla, Gianni, e noi ci sentiamo nella responsabilità di ricordare, sicuramente non l'ho detto a vuoto a Teramo, non importa che nessuno dei presenti abbia ascoltato questa richiesta, qualcuno magari sentendo la trasmissione di Radio Radicale, ma noi sentiamo, cioè firmiamo, come si dice, lasciamo per scritto un fatto storico che fu denunciare, dire e chiedere questa cosa, così come oggi VPEX a cui Aire Ben si associa. Quindi il problema veramente della quantità di armi. Ieri sera, per esempio, una mia connazionale, per dirti cose della vita quotidiana, mi ha telefonato, lei è Aire Sve in Venezia, e quindi mi dice in pianto, gli chiedo: ma cosa ti è successo? Perché insomma ha un figlio, un marito. No, no, mi dice, no, no, è che mio fratello e mio papà hanno detto che giuravano che loro non si sarebbero mossi dal loro seggio e che se li uccidevano, ebbene, loro erano disposti a morire per la libertà dei loro figli. Ovviamente il recupero del paese non è semplice da concepire, ma neanche impossibile. Il Venezuela ha un fiorfiore di grande teste, tant'è che il presidente o direttore dell'MIT è un venezuelano, poi Moisés Naim è molto conosciuto, benché molte volte non coincido con le sue posizioni, e così praticamente del 1.800.000 venezuelani che conformano la diaspora, non lo so, ma almeno un 70-75%, se non di più, sono persone con alto livello di professionista. Bene, niente, allora a questo punto dobbiamo sicuramente fare in bocca al lupo a questo paese, a questa popolazione e ci auguriamo ovviamente che queste siano elezioni che abbiano un esito, o meglio, perlomeno uno svolgimento che possa avvicinarsi il più possibile a un'approssimazione di elezioni regolari, democratiche, trasparenti, perché non mettano in pericolo nessuno, che il voto non sia riconoscibile. Vedremo un pochino perché poi ovviamente con Blanca faremo una trasmissione appena appunto, beh, insomma, saranno ormai certi i risultati, appena avremo qualche dato anche sull'affluenza, su, oltre che ovviamente su chi ha vinto e quindi su Libri TV daremo seguito poi anche ad altre informazioni. Sicuramente Gianni, io vi ringrazio e alzo i miei occhi al cielo e dico: Signore, volta i tuoi occhi su di noi, perché così diceva Davide. Va bene, d'accordo Blanca. Allora io ringrazio Grazie. Blanca Brigegno, la nostra amica indio di Aires Ven, questo gruppo di resistenza venezuelana. Ringrazio Donato Volpicella che non compare mai e che fa la regia e cura poi la messa in rete e la pubblicazione sul sito di questi video. Vi do appuntamento ovviamente per Voci Transnazionali parlando di Venezuela con Blanca Brigegno alla prossima puntata. Grazie Grazie ancora. a Donato, ciao. Baci a tutti e due, grazie.